Ho appena visto il video sul canale dei Triari intitolato Bergoglio, il crescendo finale della dissoluzione, Antonio Bianco, Aldo Maria Valli, Massimo Viglione. Allora, per quanto riguarda Aldo Maria Valli, diciamo non credo sia opportuno commentare perché già qualche giorno fa in un'intervista alla Verità lui ha dichiarato esplicitamente: "L'opinione che aveva Ratzinger di Bergoglio era così negativa come sembra emergere dal memoriale di padre Georg?" Risposta di Valli: "Non conosco il giudizio di Ratzinger su Bergoglio. Ratzinger ha deciso di abbandonare proprio nel momento in cui l'attacco delle forze nemiche andava facendosi più forte. E non è un mistero che la candidatura di Bergoglio fosse stata ventilata sin dal precedente conclave, grazie all'azione della mafia di San Gallo. Abbandonare la nave nel mezzo della tempesta ha facilitato la lobby ultraprogressista", dice Aldo Maria Valli, il quale, con un leggerissimo ritardo di 5 o 6 anni rispetto a Don Minutella, ammette anche lui oggi che Bergoglio è stato messo lì dalle elite massonico-globaliste, lo dice in questa intervista, e che l'elezione di Bergoglio era ventilata fin dal precedente conclave. Però per lui Ratzinger ci ha abbandonato proprio nel momento più difficile, accidenti, ci ha abbandonato nel momento del bisogno. Mi ricorda quel personaggio che ho già citato, il Signore degli Anelli, Denethor, ve lo ricordate, il Gastaldo di Gondor, il quale è convinto che il figlio sia morto. "No, non c'è niente da fare", ma c'è l'Hobbit che dice: "Guarda che non è morto tuo figlio, sta dormendo, è svenuto, ma è vivo." "No, no, è morto, è morto, è morto", e si cosparge di olio combustibile e si dà fuoco sulla pira insieme al figlio ritenuto da lui morto. Quindi credo che con Aldo Maria Valli non ci siano più speranze, ormai è entrato in questa sindrome. Non c'è niente da fare, Don Minutella gli ha illustrato in modo sintetico il processo canonico con cui Benedetto ha scismato Bergoglio fino al 2013, ma è rimasta lettera morta la cosa. Cioè, si spiega una cosa tecnica, tecnico-giuridica, nel dettaglio, con l'apporto di un latinista come il professor Corrias, che concordava con altri quattro professori universitari, l'apporto di un docente di storia della Chiesa, due magistrati antimafia, Angelo Giorgiani, Carlo Palermo, che hanno supportato questo panorama, il più famoso avvocato italiano, il professor Taormina, che dice: "Sì, effettivamente Ratzinger ci sta facendo capire che lui è rimasto sempre il Papa." Professor Rocco Quaglia, ordinario di psicologia, dantisti, latinisti, storici della Chiesa, esperti di psicologia, psichiatri, tutti che hanno supportato questo congegno ricostruito nel dettaglio con un'inchiesta di 500 articoli, un libro di 340 pagine, venduto in 18.000 copie, presentato in 47 città italiane. Ma Aldo Maria Valli continua ad andare per la sua strada. Però, siccome lui è un giornalista, i giornalisti, come dice il professor Zenone, riferito a me, sono la feccia del mondo delle lettere. Quindi, diciamo, non lo dice di Aldo Maria Valli, lo dice di Cionci. Però, insomma, per dire che i giornalisti, un'approssimazione delle forme, per così dire, di approccio ideologico e non scientifico, si può anche tollerare da un giornalista. Quello che è più interessante invece è stato l'intervento del professor Viglione, il quale è un ricercatore del CNR, quindi si presume che abbia un approccio scientifico alle questioni. Allora, il professor Viglione innanzitutto comincia col contestare un seguace di Cionci, un presunto seguace di Cionci, che nella chat lì della trasmissione ha detto: "Ah, siete solo in 26". Allora lui sdegnatissimo dice: "No, ma io, vabbè, di fronte a queste forme di strafottenza io chiudo e passo avanti, eccetera". Ora vorrei ricordare al professor Viglione che il giorno prima su Twitter un signore che sponsorizzava il libro di Don Di Sorco, Parole chiare sulla Chiesa, sponsorizzato, edito da Radio Spada, quindi insomma un ambito piuttosto vicino ai Triari, aveva twittato quanto segue: "Il libro di Cionci è una cagata pazzesca. Comprate il libro
di Don Daniele Di Sorco, parole chiare sulla Chiesa. E sulla sua chat ha detto: Cionci il ciancia è un cazzaro. Un'altra persona che si chiama Attilio dice: Cionci il ciancia è un cazzaro, non state a dare retta a lui, è un incompetente, eccetera. Quindi, caro professore, non se la prenda così tanto se così dire, nell'agone mediatico un mio seguace vi ha dileggiato dicendo siete solo in 26, perché io ne ricevo di molto peggiori di insulti, però andiamo avanti lo stesso. Ora, ascoltiamo che cosa dice il professor Viglione in merito al sottoscritto. Si è degnato per una volta di nominarmi, cosa di cui sono molto onorato. Perché insomma sono diversi anni che cerco di interloquire con lui, ma lui è sempre rimasto chiuso in un silenzio da sfinge. Oggi mi nomina finalmente, forse un piccolo passo avanti si è fatto. Troveremo i transgender che vogliono fare i sacerdoti o che li faranno parlare durante la messa. È il crollo di tutto, è la dissoluzione di tutto. Quando tutto sprofonda, quando tutto si dissolve, è inutile cercare la soluzione simsalabim ai tempi di Silvan, anni 70, ve lo ricordate, anni 80, faccio quella bacchetta magica, un po' appunto con le pretese tipiche di questi giorni del dottor Cioci. Antonio è molto più buono di me, io invece vado diretto, quando vedo la strafottenza blocco immediatamente, perché la strafottenza è sempre segno di ignoranza e anche di una non troppo sviluppata intelligenza, evidentemente. Ma tornando a non parlavo di parlavo di seguaci, ma tornando al dottor Cioci, non è che tu hai trovato la soluzione per risolvere la Chiesa, i problemi della Chiesa, e questo è un abisso insondabile, dove giustamente È un abisso insondabile. Allora, appunto, ricorda il professor Viglione che quanto alla strafottenza parlava dei miei seguaci, non del sottoscritto. Questo è stato corretto. Allora, lui cita il mago Silvan. La cosa mi diverte perché io citavo il mago Silvan proprio per individuare la teoria di Cassiciacum, per cui il Papa si vede ma non c'è. Allora, io questa la chiamavo la teoria del mago Silva. Lui la chiama, fa riferimento al prestigiatore perché dice: Ah no, Cionci pensa di avere la soluzione in mano, invece la soluzione non esiste, è insondabile. Professore, allora lei è un uomo, di ricerca, è un ricercatore del CNR. Ha visto la puntata sul mio canale con il professor Corrias, un latinista? Di chiara fama e sto saggista storico religioso, ha visto la puntata con il professor Brunoni? Ha letto la traduzione corretta della Declarazione di Papa Benedetto? Ha visto i miei articoli in riferimento all'Universi Dominici Gregis, dove si dice in modo chiaro, esplicito, palese come risolvere la situazione? Cioè, da un punto di vista scientifico, quando qualcuno fa degli studi molto seri, molto approfonditi, che peraltro non è che vengono derisi e sbeffeggiati, ma vengono accolti dal pubblico con un certo favore. 18.000 copie vendute di un libro, 47 presentazioni fatte a carico dei lettori, dei cittadini. Allora, possibile che siano tutti deficienti? Possibile che queste persone siano tutte vittime di un Silvan, di un mago Cionci che li ha affabulati con una storiella? Allora, perché non esamina nel dettaglio quello che ho scritto, con rigore scientifico? Allora, una superficialità del genere io la posso tollerare da un giornalista, ma da un professore, ricercatore del CNR, mi scusi, ma è inaccettabile. Questo è inaccettabile. Le abbiamo tradotto correttamente la Declaratio dal latino, dove si vede un congegno linguistico e canonico assolutamente perfetto, il quale è stato confermato da centinaia e centinaia di
messaggi di Papa Benedetto, che non sono cose cabalistiche, numerologiche, perché quando Ratzinger dice sono il primo Papa a essersi dimesso dopo 1000 anni, e lei, che è uno studioso di storia della Chiesa, dovrebbe sapere che l'ultimo abdicatario è del 1415. Allora 1000 meno 1415 fa 598. Possiamo cavarcela dicendo, non era più lui, era rimbambito, era un po' ignorantello di storia della Chiesa, era moderno. Possiamo cavarcela così, secondo lei? Allora, i messaggi in codice Ratzinger non sono delle suggestioni. Sono stati certificati da una trentina di professori, di specialisti. Io ho capito che è troppo bello per essere vero, ma non l'ho fatta io questa cosa, mi scusi. Se è troppo bello per essere vero, se la prenda con Papa Ratzinger o lo ringrazi, ma io mi sono limitato a ricostruire questo panorama in modo dettagliato, in modo scientifico. E né lei né Aldo Maria Valli avete saputo opporre. Ho voluto opporre delle contestazioni nel merito della questione, quindi siamo al di fuori di un dibattito scientifico. Allora lei può dire: no, la soluzione di Cionci è una scempiaggine, è una cosa alla Mago Silvan per questo e quest'altro motivo. Perché? Perché la Universi Dominici Gregis in questo caso non si può applicare. Perché Benedetto XVI, quando dice sono il primo Papa a essersi dimesso, non è come dice Cionci, non è riferimento a Benedetto VIII o un'altra dichiarazione di rinuncia al ministerium, no, è tutt'altra cosa, quello che dice Cionci è sbagliato. Tra l'altro, parentesi, non è che basta individuare la lettura A bergoglianamente corretta, perché se io affermo che Ratzinger nella stragrande maggioranza dei casi parla in modo perfettamente anfibologico, cioè con due soluzioni diverse, una impeditista e una bergoglianamente corretta, bisogna smontare la lettura impeditista. Non si può dire, dice, vabbè, il Papa è uno e è Francesco, quindi vuol dire che è Francesco. Non basta, perché sì, effettivamente può voler dire che il Papa è uno ed è Francesco, ma può voler dire anche il Papa è uno e Benedetto. Allora, poi, statisticamente parlando, se su 100 dichiarazioni di Benedetto XVI, tutte e 100 hanno un'uscita anfibologica, capisce che c'è qualcosa che non va, si deposita un dato oggettivo. Quindi la soluzione c'è ed è una soluzione giuridica, è una soluzione tecnica, canonica. Ce l'avete un canonista affidabile da consultare? Allora mettetevi, però non gli azzeccagarbugli che cercano di confondere le carte, dire il munus è sinonimo di ministerium, e quindi siccome il nonno ha scritto ti lascio la bicicletta in eredità, però bicicletta in certi casi, in certe lingue, è sinonimo di appartamento in centro, allora il nonno mi ha lasciato l'appartamento in centro. Non funziona così, santo cielo, no? L'unica cosa oggettiva è che il Papa perde il ministerium e trattiene il munus solamente nel caso di sede impedita. Questo è indiscutibile. Su questo non ci potete fare niente. Questo è il fatto. Intorno a questo fatto ruota tutto. Quella declaratio non è un'abdicazione scritta coi piedi, con le sinonimie, con le confusioni, con gli errori. No, è un congegno perfetto, assolutamente coerente dal punto di vista linguistico. È l'annuncio di una prossima collocazione in sede impedita dovuta alla convocazione di un conclave illegittimo. È una profezia autoavverante. Io ho capito che è qualcosa di meraviglioso, al di là dell'immaginazione, anche io quando contemplo questa cosa rimango abbacinato. Però voi siete cattolici, perché l'approccio della mia inchiesta è laico, come sapete, io non esplicito le mie credenze personali, però voi vi dichiarate esplicitamente cattolici, quindi dovreste essere aperti al miracolo, dovreste avere gli occhi di un bambino, dovreste avere la capacità di stupirvi. Ho capito che Ratzinger vi stava antipatico, ma qui non si va a gusti, nella Chiesa non si va a gusti, non funziona così. Il Papa o è il vero Papa o è un antipapa. O ha il munus petrino e l'assistenza dello Spirito Santo o non ce l'ha. Non è che ce ne può avere una parte, due terzi, un quarto, un quindicesimo, un po' sì, un po' no. Non esistono queste cose. Allora fate chiarezza per favore. Chi è il Papa? Chi è l'ultimo Papa? Era Pio XII? Benissimo. Allora se era Pio XII abbiate il coraggio di fare una scelta sedevacantista, però la dovete rifondare questa chiesa da qualche parte.
Io non so come sia possibile, visto che tutti i vescovi nominati sotto Pio XII sono morti, però è un problema vostro. Se avete fatto la scelta sede vacantista di dire che Pio XII era l'ultimo papa, organizzatevi. Vogliamo dire che il papa è Bergoglio? È legittimo papa? Bene, bisogna dimostrarlo. E bisogna dimostrare anche in base a quale principio teologico lui possa essere un eretico pertinace e pervicace. Buon lavoro. Non potete dire, beh, ma non è infallibile nel magistero ordinario, perché è vero che l'infallibilità è assicurata solamente nel magistero straordinario, l'infallibilità totale, ma c'è un'assistenza speciale dello Spirito Santo anche nel magistero ordinario, articolo 892 del Catechismo. Allora, un papa può dire qualche fesseria in ambito storico, scientifico, politico, può dire qualche sciocchezzuola che non si può condividere, ma comunque bisogna osservare un religioso ossequio, anche se non si condivide perfettamente quello che dice il Papa. Ma in termini di magistero ordinario, il Papa è assistito dallo Spirito Santo. Allora, secondo lei, lo Spirito Santo può assistere un Bergoglio che intronizza le pacemame, che fa i riti negromantici, che si dice personalmente a favore delle unioni civili, che cambia il catechismo sulla pena di morte, che confonde le carte in una pseudo-enciclica? Cioè, va bene, se volete dire che Bergoglio è il Papa, però allora non lo si può attaccare in questo modo così continuo e aggressivo, perché è qualcosa che va a screditare lo Spirito Santo. Io vi ho documentato in 500 articoli e un bestseller di 340 pagine, qualcosa di organico, di scientificamente dimostrato. Scientificamente e canonicamente dimostrato. Voi però questa cosa la prendete sotto gamba, ma no, sono cose alla Mago Silvan, sono cose alla Dan Brown. E va bene, però questo non è un atteggiamento scientifico, mi scusi. Se lei si confronta all'università con un suo collega che mette in discussione le sue cose, non può dire, vabbè, ma quello è scemo, quello è pagato da CL. Non funziona così in ambito scientifico. Ma andiamo avanti, perché Antonio Bianco ammonisce: la soluzione non è da chi propone lo scisma, state bene attenti a come vi giocate l'anima. Poi però al minuto 50, dal minuto 50 al minuto 57, sentite che cosa dice il professor Viglione. Cioè, non scordiamoci che quest'uomo non si è mai inchinato davanti al Santissimo Sacramento, forse una volta, mentre si è inchinato per pulire i piedi ai potenti di questo mondo, per baciare le mani ai potenti di questo mondo. Quindi è chiaro che non c'è la fede, per cui è ovvio che almeno, ripeto, come dicevo prima, questi sono più coerenti, cioè in un certo senso, oggettivamente, questi sono più coerenti. Casomai bisogna appunto arrivare a capire come cosa fare noi, per cosa pregare, per cosa sperare, stare attenti agli eventi, ormai non troppo lontani nel tempo, evidentemente, che porteranno probabilmente allo scisma, questa è la mia opinione, ma uno scisma, pardon, non nostro personale, che chiaramente siamo figli della Chiesa, questo è inutile dirlo, non l'ho sottovalutato, ma uno scisma di quelli storici, come non accade da secoli, cioè dove c'è Papa e poi si forma un antipapa, o c'è un antipapa e poi gli altri eleggono un vero Papa, a seconda degli eventi che accadranno. Ma è difficile immaginare che si continuerà come sempre. Dicevo anche l'altra sera in una conferenza, proprio 2 o 3 giorni fa, insomma, questo fine settimana, l'ombrello di Giovanni Paolo II, i 35 anni di ombrello, io li chiamo così, del pontificato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, si stanno allontanando nel tempo. Ecco, allora Antonio Bianco dice attenti allo scisma, cioè, poi però il professor Viglione dice, beh, si sta profilando uno scisma, ah, c'è qualcosa che mi sfugge, comincio a faticare, anche perché nelle risposte ai commenti la Confederazione dei Triari ha inserito il link a una mia vecchia conversazione avuta 2 o 3 anni fa sul canale di Marco Cosmo, poverino, buon'anima, insieme al professor Lamendola e a Don Curzio Nitoglia.
Questa trasmissione era stata messa in piedi perché io avevo pubblicato sul Libero un articolo dicendo: signori, qua la questione della Chiesa ormai va verso lo scisma, fate uno scisma concordato, mettetevi d'accordo, almeno la parte fedele, la parte ortodossa al messaggio di Cristo potrà conservare le chiese più antiche, San Pietro, diciamo tutti i monumenti preconciliari, eccetera, dei fondi, mettetevi d'accordo, fate uno scisma consensuale, un divorzio consensuale. E oggi il professor Viglione dice: beh, si sta andando verso uno scisma. Io 3 anni fa avevo proposto lo scisma consensuale, ma il video con Donny Toglia viene proposto sulla base di un equivoco totale, cioè come se io avessi proposto che la vera Chiesa di Cristo si autoscismasse da quella cattolica rimasta in mano ai bergogliani. Allora non avete capito, io vi stavo dicendo fate uno scisma in modo che la vera Chiesa di Cristo possa rimanere in possesso delle parti più tradizionali, anche dal punto di vista fisico, degli elementi tradizionali della Chiesa Cattolica. Quindi uno scisma consensuale, ma in cui la parte eretica viene buttata fuori sostanzialmente. Tra l'altro, 2 o 3 anni fa non avevo ancora quasi cominciato la mia inchiesta, si è poi appurato che Papa Benedetto non ha mai abdicato, quindi ha scismato Bergoglio fin dal 2013, quindi li ha già buttati fuori formalmente. Li ha già buttati fuori, professor Viglione. Questo scisma è già scritto sulla declarazio. Sono qui a comunicare una grande decisionem. Si ascolti che cosa dice il professor Coria. Decisionem, scissione dal latino. Sono qui a comunicarvi una scissione di grande importanza per la vita della Chiesa, per la sopravvivenza della Chiesa. Però Cionci ciancia, Cionci è un cazzaro, quindi si inventa le cose alla Dan Brown e voi sì che avete in mano tutto il panorama, tutta la situazione. Questo è un atteggiamento non scientifico, perché sia lei che Aldo Maria Valli state dicendo cose che io dicevo 3 anni fa. E come vogliamo metterci d'accordo? Quindi, quella conversazione con Donny Toglia, lui diceva che praticamente i tradizionalisti, se non ricordo male, vi invito ad andare a rivedere quella trasmissione con Marco Cosmo, lui diceva che i tradizionalisti devono rimanere fedeli all'ortodossia, alla tradizione, ma non possono fare uno scisma. Certo che non possono fare uno scisma, non sono loro a doversi autoscismarsi, sono loro a dover buttare fuori gli usurpatori, ma questo può avvenire solamente se Bergoglio è un antipapa. E come fa Bergoglio a essere un antipapa? Perché non è stato eletto canonicamente. E perché non è stato eletto canonicamente? Magari se aveste mezz'ora di pazienza per leggere qualche mio articolo, riuscireste a capirlo. Perché Benedetto XVI non si è fatto buttare fuori, non ha abbandonato il timone, come dice Valli, ormai ha uno stato di depressione totale, proprio da litio, senza speranza. No, Benedetto ci ha abbandonato nel momento del bisogno. No, Benedetto non vi ha abbandonati per niente, non vi ha abbandonato per niente, li ha fregati tutti, dal primo all'ultimo, per dirla proprio brutalmente. È chiaro che c'è un disegno teologico e scatologico, lui li induce in tentazione, dice la verità, la dice in modo sottile, quelli capiscono fischi per fiaschi, perché essendo massoni vogliono vedere le cose in modo psicomagico e quindi credono a quello che vogliono credere e sono rimasti fregati. Perché? Perché Benedetto si è fatto porre in sede impedita. In sede impedita il Papa perde il ministerium, ma trattiene il munus, trattiene l'essere Papa. Quindi, se si elegge un Papa a Papa non morto e non abdicatario, ma impedito, il Papa neoeletto è un antipapa e deve essere buttato fuori dal momento all'altro. Come si risolve questa questione? Universi Dominici Gregis. Articolo 3. I cardinali hanno il dovere di intervenire per tutelare i diritti della sede apostolica. Articoli 76 e 77. La vacanza della sede deve essere a norma del canone 332.2. C'è stata questa osservanza del canone 332.2 per la rinuncia del Papa? No, perché? Perché Benedetto non ha rinunciato al munus. Punto. Fine della discussione. E allora, articolo 76. Se le condizioni preesistenti all'elezione non sono state osservate,
vado a memoria, cito a memoria, ma presto uscirà un mio documentario che illustra la questione, la persona eletta non ha alcun diritto senza che neanche serva una dichiarazione in proposito. E allora qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Basta la parola, come diceva quell'antica pubblicità, basta la parola, vere papa mortus est. Voi che avete tanti contatti con i cardinali, cercate di convincerli a dire una cosa sola: il vero papa è morto, punto, basta fermarsi lì. Il vero Papa è morto il 31 dicembre 2022. Basta quello, è chiaro che si intende l'inizio della sede vacante, che bisogna convocare il conclave. Bergoglio farà fuoco e fiamme, ma come si dice a Roma, farà le classiche due fatiche. Prima si arrabbierà e poi si disarrabbierà, diciamo così. Perché? Perché lui non ha il munus, non è stato eletto canonicamente, non serve neanche una dichiarazione in proposito, va solo accompagnato alla porta da due guardie svizzere e poi perseguito canonicamente a norma delle leggi della Chiesa. Quindi scomunicato, ridotto allo stato laicale, buttato fuori e cacciato dalla Chiesa. Voi non ci volete credere, perché? Perché Valli è in uno stato di intellettuale, diciamo così, di depressione da litio. Il professor Viglione, io non ho capito se si sta preparando il terreno per dire un giorno: eh beh, sì, io avevo capito tutto, ma aspettavo il momento giusto per dirlo. Il momento giusto è adesso, professore. Il momento giusto è adesso. Perché? Perché i signori cardinali vivono un po' nel loro mondo. Se i vaticanisti più affermati sono sdegnosi verso l'inchiesta Codice Ratzinger, nonostante le sue 47 presentazioni, si figuri un po' i cardinali dove possono vivere. Allora, voi che siete molto inseriti, lei che è un professore, che è uno scienziato, per favore spenda un mezzo pomeriggio nell'analizzare gli articoli, i podcast di cui tratto. Tra l'altro, le avevo mandato una lettera ai cattoconservatori in cui l'avevo messa fra i destinatari, dove questa cosa viene spiegata in modo preciso. Si spenda mezz'ora per vedere i due documentari di Esire Intelligenti Pauca e il prossimo Re de Rationem, che dà la conclusione sulla Universi Dominici Gregis, e per favore passate all'azione. E qui mi si consenta una provocazione, caro professore. Mi consenta una legittima provocazione. Voi vi chiamate Triari, nella vostra sigla mettete legionari romani con gli scudi, le corazze loricate, gli elmi, i pilum, i crociati, i cavalli, stendardi, eccetera. Adesso che c'è una guerra da combattere, che cosa fate? Le chiacchierate con Aldo Maria Valli in depressione totale? C'è una guerra da combattere. Queste armi non state lì a lucidarle in armeria. Scendete in piazza, fate qualcosa. C'è Don Minutella che si sta sbattendo come non si sa cosa da 6 anni, 7 anni, quant'è, per portare i sacramenti in giro, in unione con il vero Papa, e oggi in sede vacante, con i suoi sacerdoti che vengono scomunicati uno dopo l'altro. Adesso è stato scomunicato anche Padre Gebhardt, poveretto. Fra poco li scomunicheranno tutti e non ci saranno più i sacramenti, come Dio comanda, almeno visibili sul web. Il sottoscritto si sta sbattendo da 3 anni, producendo 2-3 articoli a settimana. Ho girato tutta Italia, 47 città, per condividere questa cosa con le persone. 4-5 ore di conferenza l'una. C'è un esercito che è sceso in piazza, in armi, e sono quelli che hanno tradotto gratis il mio libro, quelli che hanno tradotto gratis i documentari in 7 lingue, perfino in finlandese, in polacco. Quelli che mandano in giro queste cose all'estero. I miei assistenti, i collaboratori, quelli che gestiscono i gruppi Admin, e non è che mi paga CL, come diceva quello sul wall di non so chi. Non mi paga CL. C'è un esercito di cattolici che sta facendo una guerra totale per riconquistare la Chiesa, e non sulla base di speculazioni, fantasia, la Dan Brown, eccetera, ma perché hanno capito la questione. Uno mi ha scritto l'altro giorno su YouTube: io faccio l'agricoltore, uso la zappa, ma l'ho capito perfino io che uso la zappa. Perché voi non lo capite? Perché è una questione di cattiva volontà.
oppure di antipatie. Ah, Paolo VI mi sta antipatico, Giovanni Paolo II ha fatto Assisi, Ratzinger ha detto che lo Stato deve essere laico, Roncalli non ne parliamo. E che si va a simpatia? Decidete chi è il Papa e poi prendete una posizione decisa. Che senso ha continuare a conservare la tradizione all'interno di una chiesa usurpata dal vicario della chiesa dell'Anticristo? Poi continuate, diciamo, a fare critiche su Bergoglio, ma non avete ancora capito chi è questo qua. Avete capito che lui viene dall'agnosi più totale, che quando dice Gesù si è fatto serpente, si è fatto diavolo, si riferisce al Cristo Lucifero degli gnostici? Avete capito da chi è stata usurpata la sede di Pietro? Ah, ma Benedetto XVI non ha protestato. E certo, perché Gesù Cristo, quando l'hanno messo in croce, che ha fatto? È sceso e ha cominciato a fulminare i legionari a destra e a manca? No, si è fatto mettere in croce. Queste sono cose da prima comunione, no? Allora, Benedetto XVI ha parlato a chi aveva orecchie per intendere. Serve concentrazione, serve apertura mentale, serve fiducia nel Papa e allora si capisce. Però se voi continuate a parlare male di Ratzinger, a dire che era modernista, a dire che ci ha abbandonato nel momento del bisogno, non lo capirete mai il codice Ratzinger e sarete gli ultimi poi ad arrivarci. Ve lo immaginate il panorama? Un giorno tre cardinali finalmente si decidono a dire: il Papa è morto, siamo in sede impedita, sede vacante, bisogna convocare il conclave. E Aldo Maria Valli, il professor Viglione, che faranno? Faranno la guerra a questi tre cardinali che diranno questa cosa? Oppure direte: noi sapevamo tutto, ma stavamo facendo un gioco strategico. Allora, per favore, cerchiamo di avere un approccio scientifico alla questione. Analizzi la mia inchiesta. Mi scriva, mi faccia le domande, se vuole facciamo un dibattito pacifico, cordiale sul mio canale YouTube, lasci perdere i depressi, li lasci andare, perché i depressi sono vittima del vizio dell'accidia. Questa è l'accidia, superbia, accidia, invidia, stoltezza, tutti i vizi opposti alle virtù. Quelli della Cappella degli Scrovegni sono quei vizi che impediscono la comprensione di quello che ha fatto il legittimo Papa, il legittimo vicario di Gesù Cristo. Poi che vi piaccia più o meno la sua teologia, non ha alcuna importanza, non ha alcuna importanza perché noi stiamo parlando di un dato canonico, di un dato canonico. Benedetto XVI, buono o cattivo che fosse, tradizionalista o modernista che fosse, li ha fregati tutti dall'inizio alla fine. E non serve mettere in impeachment Bergoglio per le sue eresie. Perché? Perché poi si va a un conclave con i suoi cardinali falsi, ovviamente, no? Almeno da una certa data. Quindi siamo da capo a 12. Lei dice: è difficile che un prossimo conclave, anche se venisse eletto un conservatore, possa sopravvivere. Perché? Perché la Chiesa ormai è impestata di modernisti, di omoeretici, di massoni, cioè, è certo, giusto, bravissimo. E allora come si risolve questa cosa? Si risolve semplicemente dichiarando la sede impedita, quindi dichiarando Bergoglio antipapa. E quindi, una volta che viene dichiarata questa frase, vere papa, mortus est, non solo se ne va Bergoglio, ma se ne vanno tutti quei caporioni che lui ha nominato, che sono passati dall'altra parte della squadra, e il prossimo conclave, vedasi Universi Dominici Gregis, accoglierà solo quelli che vogliono parteciparvi. Quindi è chiaro che i vari Casper, Marx, questi qua, adesso non mi ricordo se Casper è ancora elettore, non credo, però Marx mi pare di sì. Questi cardinali che sono passati dall'altra parte della squadra ovviamente non accetteranno di votare e si formerà un conclave più piccolo di autentici cardinali pre-2013 e chiaramente dopo uno scandalo simile. Li vorrei vedere questi a eleggere un modernista, no? Li vorrei proprio vedere. Quindi questo è un disegno perfetto e scatologico, ma che ha una sua rispondenza con il diritto canonico, con il diritto canonico. Lasciate perdere questi canonisti che continuano a confondere le carte, continuano ottusamente a vedere l'abdicazione di Benedetto come scritta male, scritta con reflussi degli anni 60, accenti hegeliani. Beh, sì, lui pensava che il papato emerito potesse essere come quello del vescovo. No!
ha scelto di essere Papa emerito perché? Perché è un eufemismo per dire Papa impedito, in quanto il vescovo emerito perde canonicamente il ministerium e il Papa, quando perde il ministerium, lo perde a causa di forza maggiore e quindi è in impedimento. La lascio con un'ultima frase di spiegazione geometrica: il mito del ministero allargato. Discorso del 2016 di Monsignor Gerswein, il quale dice: come nei primi tempi della Chiesa c'è un solo Papa legittimo, ma due successori di San Pietro viventi. Quindi, scientificamente parlando, che vuol dire un solo Papa legittimo, ma due successori di San Pietro? Quindi ci sarà un successore legittimo e un successore illegittimo. A posto. Prosegue Gerswein: si è creato de facto un ministero allargato con un membro attivo e un membro contemplativo, non con un Papa attivo e un Papa contemplativo, come hanno interpretato malamente i giornalisti. Un membro attivo e un membro contemplativo. E quindi abbiamo geometricamente che il successore di San Pietro legittimo è il membro contemplativo, è l'impedito, è l'emerito, è benedetto. Il successore illegittimo è il membro attivo del ministero allargato, che è l'antipapa, che è l'usurpatore, che è Bergoglio. Perché ministero allargato? Perché questa è una funzione escatologica. Bergoglio è un cooperatore della verità, scrive Ratzinger nell'ultimo capitolo di Cos'è il cristianesimo, libro postumo: ringraziamo Papa Francesco perché ci dimostra che la luce del Signore non è tramontata. E se lei legge la frase famosa di Francis Bacon, senza le tenebre non si può percepire la luce. Però bisogna farci un attimo, come posso dire, il polso. Ratzinger non parlava chiaramente perché voleva che solamente chi avesse orecchie per intendere capisse. Allora siamo stati in pochi finora ad avere orecchie per intendere. Il sottoscritto, Don Minutella, da soli non è che faranno molta strada. Quindi, se voi capite anche questa cosa e mobilitate le vostre armi, la vostra forza, il vostro amore per la tradizione, allora si riesce tutti insieme a fare pressione sui cardinali, a far capire loro questa cosa e a intervenire dicendo vere papa mortus est. Ho fatto un analogo appello a quelli di Liber in Veritate. Basta, basta rimanere nel mondo delle, come posso dire, delle simpatie. Ma Ratzinger mi sta antipatico, quindi non è il papa, è un papa a metà, un papa per tre quarti, è un papa per un quarto solo. O è il papa o non è il papa. E allora, se il Papa è assistito dallo Spirito Santo, punto. Questa cosa che è perfetta, che io ho illustrato in lungo e in largo, l'hanno capita anche gli zappatori, la dovete capire anche voi, perché sennò non se ne esce. La soluzione di Silvan non è la soluzione di Silvan, è la soluzione di Gesù Cristo, non è nemmeno la soluzione di Cionci. È la soluzione dello Spirito Santo. Poi, se vuole dare del mago Silvan allo Spirito Santo, ho capito, però. Poi ve la prendete perché i modernisti mettono in discussione il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dicono: ah, ma no, era solo una metafora per dire la condivisione. Però neanche voi ci credete ai miracoli. Neanche voi ci volete credere. Vi siete fissati con questa cosa, Ratzinger modernista, tutti i papi post-conciliare facevano vomitare, e quindi sicuramente, a prescindere, quello che dice Cionci è un romanzo da Dan Brown. E questo non è un atteggiamento scientifico, mi dispiace. Tra l'altro, le segnalo il recente libro di Carlo Maria Pace, che non è una feccia del mondo delle lettere come il sottoscritto, ma è laureato in fisica, baccellierato in teologia presso la Lateranense, licenza in teologia spirituale presso il Teresianum di Roma, dottorato in teologia dogmatica presso la Salesiana di Roma, più una laurea in fisica, che dice le stesse cose che dico io, con pochissime variazioni, e anzi ha portato degli ulteriori contributi. Adesso glielo mando questo libro. Così andiamo oltre l'antipatia sviluppata per Cionci e potrete dire: accidenti, il buon Carlo Maria Pace ha capito tutto. Benissimo, e date ragione a Carlo Maria Pace, a me che me ne importa, basta che questa situazione si risolva. Ha capito che non è una questione personale. Non è una questione che dovete dare ragione a Cionci, dovete entrare scientificamente in contatto con la realtà oggettiva. Lei, che è un professore, lei che è un ricercatore del CNR, lo può fare. Gli altri, i giornalisti, i depressi, lasciateli andare dove vogliono.
Ma da lei non si può accettare niente di meno che un approccio sine ira ac studio alla questione. Tra l'altro, vorrei invitarla il 16 all'Hotel St. John alle ore 15. Io credo che lei abiti a Roma, sta dietro al Colosseo, via Matteo Boiardo 30, per la mia conferenza su codice Ratzinger. È un upgrade, diciamo, è già il secondo livello, ma se lei viene, io ricomincio dall'inizio. Lo faccio solo per lei, solo per lei, sarà graditissimo ospite, ci stringiamo la mano, sarà un vero piacere, mettiamo da parte tutti i nostri dissidi, le nostre discussioni, correttamente, cordialmente le illustro i risultati della mia ricerca, della mia inchiesta. Ricordo ai nostri ascoltatori, oggi a Jesi, stasera alle ore 20 al caffè Hemingway, Piazza delle Monachette, il 15 a Pontecorvo, il 16 a Roma, appunto, il 22 a Melfi, il 30 a Cagliari, il 5 ad Anzio, il 6 a Terracina. Grazie, grazie per avermi ascoltato fin qui, un caro saluto a tutti e anche ai triari, sperando in una possibile futura amicizia.